Fratelli e sorelle bianconeri, salve a tutti. Vittoria a Ferrara contro la Spal, non senza qualche patema nel finale, soprattutto. Una partita controllata, praticamente controllata tranquillamente fino al fallo idiota di quell'imbecille di Rugani. La partita in totale controllo, con occasioni dilapidate in serie, riaperta ovviamente. Una volta che quell'imbecille, non so come altro chiamare, questo demente che fallisce l'ennesima occasione datagli dal proprio allenatore e riapre una partita praticamente già vinta, in totale controllo, poi la partita diventa problematica perché rischi, non si sa mai, una spizzata, un calcio d'angolo, una punizione, una palla in mezzo. Non ci sono state queste palle in mezzo, però poteva succedere di tutto. Obiettivamente, una volta che la riapri può succedere di tutto. Riaperta col 50° rigore dato contro la Juve quest'anno, ma nessuno ne parla. Il sistema, il sistema, il sistema. Andiamo a vedere al VAR, forza, andiamo a vedere al VAR. Giustissimo perché c'era il rigore, però da notare, da notare. Vi faccio sempre notare 14-2 il conto rigori per la Lazio, 14-2. La Juve ne ha presi quanti? 40, 50 quest'anno. Lasciamo stare, lasciamo stare. Ripeto, partita in totale controllo perché non si sa. Quanti gol abbiamo dilapidato da un Dybala, un sontuoso Dybala peraltro, sontuoso, meraviglioso. Pali, traverse, Ronaldo, quadrato, tre occasioni. Nota positivissima, Ramsey, finalmente, anzi Ramsey dico, finalmente Ramsey. Finalmente Ramsey. Parte timidamente come al solito, poi fa un gol da fuori classe, quanti ne faceva così all'Arsenal, da noi sembrava diventato un bidone. Comunque. Ragazzi, quello che mi premeva, oltre ai 3 punti doverosi per restare primi in classifica, indipendentemente dal risultato della Lazietta, indipendentemente da questo, mi premeva il conto dei diffidati. Ho avuto il terrore fino all'ultimo che Cuadrado, Dybala o De Ligt facessero un fallo, una protesta, insomma, abbiamo tremato un po' tutti nel finale perché il giallo può uscire per qualsiasi cosa. Io non volevo perdere soprattutto Cuadrado e Dybala. Per la mega sfida di domenica, perché io sono già carico da ora, 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 8 giorni prima, dici c'è il Lione, mi dirà c'è il Lione, pensa al Lione, ma come faccio a non pensare a domenica? Domenica, domenica, vi voglio tutti, tutti uniti col cuore, con la testa, tutti vi voglio, dobbiamo essere un tutt'uno, lascia, per una volta non mi cacate il cazzo. Con le polemiche su Sarri, la partita, il gioco non decolla, che poi non è vero che oggi comunque abbiamo giocato. Non rompetemi il cazzo per una volta. Per favore, ve lo chiedo, per favore, stiamo compatti. Almeno per una volta ci dimostriamo una tifoseria compatta invece di rompere la minchia per ogni cosa. Concentrazione su questo obiettivo. Dobbiamo rompere il culo al prescritto, al cartonato, al parrucchino. Non voglio proteste, non voglio polemiche, caccia quello, esonera quell'altro. Oh! Pure Bernardeschi dovete elogiare pure Bernardeschi, dovete. Poi si criticherà casomai, ma dovete parteggiare per i giocatori della Juve, anche per i più merdosi, anche per Alexandre Bernardeschi, per Matuidi, per tutti. Dobbiamo essere un tutt'uno! Dobbiamo essere un popolo! Andiamo in guerra domenica contro quel porco! È arrivato il 1° marzo, è arrivato finalmente, lo capite? Domenica si va in guerra e gli dobbiamo fare un culo così! Culo così! E ora faremo veramente un video al giorno, un video al giorno preparandoci a questa guerra di domenica prossima. Ragazzi, mi raccomando, fino alla fine, forza io, rompiamoglielo, rompiamoglielo!